90, in seguito a un fatto, diciamo, di violenza sessuale che era capitata a una ragazza minorenne. In quell'occasione un gruppo di donne volontariamente si sono, dopo aver contattato la famiglia, quindi la ragazza, hanno deciso di sostenerla durante il processo, proprio come, diciamo, accompagnamento in questa fase. Queste donne hanno deciso che il problema era molto grave, quello della violenza sessuale, ma nel frattempo avevano capito che ce n'era un altro che era comunque molto costante e sommerso, che era quello della violenza domestica. E quindi hanno deciso di unirsi, proprio così, inizialmente era un comitato, infatti non era neanche un'associazione, e di cominciare a capire che cosa si poteva fare. Io Crema è nata nel 1999 all'interno di un progetto di umanizzazione dell'ospedale di Crema. Diciamo, lo scopo di questa associazione era inserire volontari nei reparti di pediatria per creare con il bambino degente un rapporto diverso dal rapporto che il bambino degente ha con infermieri e dottori. Mi hanno presentato un loro progetto per aprire un piccolo ritrovo. Io lo chiamo ritrovo perché in effetti è quello che si fa. È un supporto per le persone che soffrono di epilessia, dove hanno tutto il nostro appoggio informativo, ma anche sociale, e per tutte le persone, quindi di ampio aspetto. Ed è nato qualche anno fa. È nata nel 1937. Come Avis nazionale? No. Qui a Crema? A Crema, quindi ha compiuto 80 anni. E nel momento in cui io sono diventato donatore, le situazioni erano molto diverse rispetto a quelle attuali, perché diciamo i donatori erano molto di meno, le condizioni tecnico-scientifiche erano molto di meno, evidentemente le cose sono cambiate nel tempo, allora c'era ancora la cucina, c'era un ristoro molto più ampio, quindi la cosa era anche, come si può dire, un ritrovo. Siamo nati nel 1995 come sezione territoriale di AIMA nazionale. Ecco, siamo nati grazie all'interessamento di alcuni familiari di persone colpite dalla malattia che non avevano trovato un punto di riferimento dove rivolgersi per avere informazioni. Allora di Alzheimer si parlava poco, soprattutto nel territorio cremasco, era pressoché sconosciuto questa malattia. È stata fondata nel 96. Ma un anno prima, su richiesta proprio del centro oncologico dell'ospedale di Crema, che ha convocato tre donne operate, Annalisa Radici, Sandra Ferrari e io, Paolo Brambini, perché a Crema si era evidenziato che dopo l'intervento di tumore al seno le donne erano lasciate un po', dal punto di vista anche psicologico e di sostegno, erano lasciate se stesse. La famiglia aiuta, però essendo coinvolta emotivamente diventava più difficile. Loro ci hanno convocato, il dottor Celavro, che allora era il responsabile del centro oncologico, assieme ad altre figure professionali che erano nell'ambito del problema, e ci hanno chiesto se volevamo fondare questa associazione. È nata nel 1979, sì. Ecco, quindi sono circa 40 anni che opera nel territorio di Crema. Lo scopo principale del centro di aiuto alla vita è difendere il primo e più fondamentale diritto, che è quello di nascere, cioè difendere la vita fin dal grembo materno. Facciamo parte di una rete nazionale di centri di aiuto alla vita e sono circa 350. È nata nel 71 e si occupa delle famiglie, delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Noi siamo una sottosezione, una struttura territoriale, ci chiamano adesso, della sezione provinciale di Cremona. Avevamo visto 13.200 donne nel 2015. E le sto parlando giusto soltanto del seno. La Croce Verde di Crema nasce nel 1986 dal sogno di alcune persone
alcune di queste persone sono ancora nostri volontari, per cui sono ancora dentro, e dalle donazioni della cittadinanza. Nel 1987 aderisce all'ANPAS e ottiene la sua iscrizione all'albo del volontariato della Regione Lombardia nel 1994. Come tutte le associazioni di volontariato, non persegue scopi di lucro e fonda la propria attività sull'impegno dei volontari gratuitamente di tutti i soci che ne fanno parte. Abbiamo qui in ospedale, esattamente nel reparto di neurologia, un infopoint, che è un punto che, come dice la parola stessa, ci permette di dare informazioni a tutti coloro che ne richiedono e che comunque si presentano all'ambulatorio di sclerosi multipla qui in ospedale, che abbiamo modo in questo luogo di entrare in contatto diretto con i pazienti e quindi di interagire immediatamente con loro. Prima una conoscenza, poi fiducia, sicuramente si cerca di creare un rapporto così di fiducia in modo da raccogliere poi quelle che sono concretamente anche le esigenze del portatore di SM, ma anche della famiglia, e quindi poi noi con gli strumenti che l'associazione ci fornisce dare un supporto che poi abbraccia anche tutte le realtà e indirizza, o meglio, a tutte le realtà del territorio, oltre a quelle informative e burocratiche, anche proprio quelle pratiche che vengono attivate da noi. Si tratta di corsi, di attività di benessere, da un corso di allenamento, poi abbiamo il corso di mindfulness, che si occupa dell'equilibrio psicofisico, della consapevolezza attraverso la meditazione, attraverso il rilassamento. Poi abbiamo il corso di Nordic Walking, che abbraccia invece l'aspetto motorio, quindi. E poi lo shiatsu che è un rilassamento, per il rilassamento muscolare, sì. Oltre alle attività fanno anche accompagnamento sia a casa, perché la difficoltà sia sì, quella di uscire di casa, c'è il trasporto, si viene all'attività. Se non c'è l'attività si sta chiusi in casa, ma si ha difficoltà a rapportarsi col contesto, allora lì si cerca di avvicinarsi, di entrare quindi nella realtà proprio familiare, quindi anche andare solo a bere un caffè, uscire a fare la spesa insieme, e riusciamo anche a coprire questo aspetto, insomma. Noi possiamo solo avere diamo un supporto morale, informativo per tutto quello che può essere la problematica a scuola, alle superiori, la patente, il lavoro, tutte queste cose che la gente consapevolmente non sanno o pensano di essere solo loro ad averle. Il compito che hanno, che è quello di rendere bella e gradevole la parte della giornata che non è dedicata, diciamo, alla salute, agli esami, eccetera. Quindi siamo lì per giocare col bambino e per appunto essere, diciamo, anche d'ascolto ai genitori, essere d'aiuto anche ai genitori. Sosteniamo i familiari dei malati e offriamo un aiuto ai malati stessi. Per quanto riguarda i familiari, facciamo ormai da anni i gruppi di sostegno psicologico o di auto-mutuo aiuto. Ecco, sono gruppi in genere di 10, massimo 12 persone. Il gruppo è guidato da una psicologa che è formata appositamente per questo lavoro. Ecco, e poi ci occupiamo di accogliere i malati due pomeriggi alla settimana per 2 ore e mezza, il che permette al familiare un sollievo leggero dal compito di cura. Poi facciamo attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, perché ancora oggi, nonostante la nostra attività ormai più che ventennale, la malattia ha ancora uno stigma. È socializzazione, perché c'è socializzazione, imboccaggio, e ci siamo fermati lì. Il nostro lavoro è prendere in carico chi è stato operato o deve essere operato di tumore alla laringe. Sì. Se si può, ancora prima dell'intervento. Ah.
colloqui che venivano fatti in precedenza, piano piano si è aggiunta anche il gruppo di mutuo aiuto e praticamente all'interno dell'associazione diciamo che si creano delle sottocommissioni e quindi dei gruppetti di persone che si dedicano a svariate attività come ad esempio la prevenzione nelle scuole oppure comunque lo svolgimento magari di progetti come ad esempio quello che è stato attivato adesso con l'ospedale. All'interno dell'ospedale abbiamo un punto d'ascolto con i medici dell'oncologia, questi incontri sul territorio, sulla prevenzione e poi proprio come associazione noi all'esterno abbiamo in atto due corsi di acqua soft, ad esempio con acqua gin leggera, dall'anno scorso due corsi di yoga. All'interno della nostra gruppo si è creato questo gruppo sull'esperienza del gomitolo rosa di lavoro a maglia come momento di rilassamento. Ci occupiamo sì del sostegno morale così, ma anche degli aiuti concreti. Noi vogliamo conoscervi, vogliamo capire i vostri problemi, se volete, noi siamo qui anche per quello. Ci occupiamo di tutto quello che riguarda l'assistenza sanitaria. In modo particolare ci occupiamo dell'emergenza sanitaria, urgenza-emergenza, quindi in collaborazione con la rete, convenzioni regionali, quindi di soccorso del 118, l'emergenza sanitaria appunto. Abbiamo un piccolo gruppo che si occupa di protezione civile per realizzare la nostra assistenza sanitaria nelle zone invece di calamità naturali. Facciamo comunicazione più che altro, facciamo istruzione quando ci viene qualcuno anche in associazione dove abbiamo una sede specifica a chiederci qualche delucidazione. Noi ad aprile facciamo tutti gli anni la nostra assemblea, in quell'occasione il centro diabetologico, dottoressa Serenino, dottoressa Taverni ed altri sovente vengono a darci una mano, nel senso che si fa un mini congresso proprio quella mattinata. Noi ci occupiamo della prevenzione, della diagnosi e della cura. Facciamo tantissima terapia educazionale per quanto concerne l'automonitoraggio, educazione di tipo alimentare, abbiamo anche delle dietiste dedicate, ed educazione in termini di terapia, soprattutto quando si tratta di terapia insulinica. Che noi facciamo la ginnastica proprio, sto facendo 30 sedute di terapia che paga l'OSL. L'ARS paga una volta l'anno queste 30 sedute, poi si possono fare a pagamento. Abbiamo anche noi la psicologa per noi malati e per i parenti una volta al mese. Sì. E niente, poi in più facciamo anche della yoga soft. Come ambulatori noi abbiamo per senologico, poi c'è l'ambulatorio dermatologico di oncologia logicamente perché viene fatto il controllo del neo. Quindi poi c'è l'ambulatorio urologico che però è esclusivamente a crema, mentre poi qui da noi c'è l'ambulatorio di ginecologia. L'ultimo ambulatorio che abbiamo è quello del pap test proprio. Attraverso questo polo di neuropsichiatria infantile poi c'è stata una collaborazione con l'azienda ospedaliera per bambini nello spettro autistico. Sì. Facciamo trattamenti specializzati e dedicati a questi bambini. Vengono inviati appunto dalla neuropsichiatria infantile per fare trattamenti specifici, psicomotricità, logopedia e trattamento psicoeducativo. Poi abbiamo due centri socioeducativi, questo per adulti, una comunità sociosanitaria, un residenziale dove vivono 11 persone. Poi abbiamo una piscina idroterapica. Anche questa è una specificità proprio del territorio. Siamo nati con un'idea che è quella di utilizzare il periodo della pensione e metterlo a frutto e al servizio delle istituzioni oppure del servizio del bisogno. Quindi ci siamo impegnati fin da subito di sviluppare dei servizi che altrimenti i comuni da soli non avrebbero potuto fare. Facciamo dell'accompagnamento protetto, facciamo dei servizi riguardo alla scuola per esempio e quindi la presenza sugli scuolabus da parte dei nostri volontari, così come la presenza dei nonni vigili. Poi facciamo la distribuzione dei pasti alle persone anziane sole. Ci mettiamo a disposizione per tutte quelle cose piccole e grandi
che, di cui gli anziani hanno bisogno e non sempre trovano una corresponsabilità da parte dei vicini o dei familiari, a volte magari i familiari non ci sono più, per cui interveniamo noi. Abbiamo un ambulatorio di patologie, uno senologico per la prevenzione del tumore della mammella, uno dermatologico per la prevenzione del melanoma, uno urologico per la prevenzione del tumore della prostata e un ambulatorio per i pap test, unicamente pap test, fatta da un tecnico, non da un ginecologo, per la prevenzione dei tumori della cervice uterina. Questa è la nostra attività. Il concetto basilare è questo, cercare di far capire alle persone che loro non sono diversi e che non devono fare niente per essere uguali a noi, perché loro sono uguali a noi, né più né meno. Vedere delle persone felici del servizio che tu fai ti dà veramente molto. Torni a casa e sei felice, sei sereno perché hai contribuito a rendere felice una persona, anche con i piccoli gesti. Quando si vede un paziente, signor, si dà del lei, un bel sorriso, i problemi tuoi li lasci fuori dal portone, buongiorno, vale più di 1000 pillole che io prescrivo. Queste sono state le sue parole. Bella lezione, direi, no? È stata una lezione che è rimasta impressa, eh? Certo, ma... Secondo me è la terapia migliore, il buongiorno, il sorriso. In certe reparti esiste ancora questa legge. Uno arriva a sera e dice, beh, oggi ho fatto qualcosa di buono. Io penso che la vita vada vissuta e, se possibile, vissuta bene. E per vivere bene bisogna avere un'idea di comunità. Se noi all'interno della comunità diamo qualcosa di positivo, la comunità migliora. E questo è quello che fa l'AUSA da sempre. La politica è importante, però anche i diritti sono molto importanti. Però i diritti non sempre si applicano a parole, ci vuole poi qualcuno che li traduca in azioni. Per quanto riguarda il trasporto, anche noi siamo distribuiti su tutto il territorio e molti di noi hanno difficoltà a muoversi perché non sono autonomi. Quindi pesano molto sulla famiglia. Noi abbiamo un pulmino in gestione che ci alterniamo un po' come autisti. Dal 90 abbiamo un servizio di trasporto a Cremona per pazienti radioterapici. Tutte le mattine il pulmino parte di qua alle 8:15 e adesso fino al 10 di novembre abbiamo il doppio turno, va solo al mattino e al pomeriggio portare i pazienti a fare la radioterapia. Bisognerebbe insegnare alla cittadinanza l'importanza della chiamata al 118. Sì. Uno, per spiegare bene qual è il problema, in modo tale, ma soprattutto insegnare alla cittadinanza quando non è necessario chiamare un'ambulanza, ma semplicemente chiedere di una guardia medica. Ci sono, ma probabilmente adesso hanno molti altri interessi. Magari sì, sono incuriositi, magari piace la divisa, l'ambulanza, però durano poco, anche perché la preparazione è lunga e poi la pazienza invece molto meno. C'è un po' carenza di ricambio generazionale. Nelle scuole cerchiamo di diffondere con la cultura della donazione, ma soprattutto far capire loro l'importanza della registrazione della volontà di donazione. È un'attività che abbiamo sempre fatto, anche dall'inizio. Allora, la struttura di quegli incontri è sempre stata un po' più creativa, cioè nel senso che non era mai ben definita. Quindi si facevano magari proprio degli incontri più di confronto tra i ragazzi, ma senza averne una struttura ben chiara. Mentre da 8 anni andiamo con un progetto nelle scuole superiori e adesso da 3 anche nelle scuole medie, con un progetto strutturato. Nelle scuole superiori si chiama Mi aspetto rispetto e nelle scuole medie Rispetto 2.0. L'obiettivo è quello di far nascere una consapevolezza e anche una curiosità verso questo argomento, soprattutto perché è il rispetto che è la base proprio di una relazione affettiva piuttosto che del rapporto con gli insegnanti, con i genitori, e quindi decliniamo il rispetto sotto vari aspetti. Oggi i ragazzi, ma sono forse un po'
confusi, magari partecipano ma non sono così motivati, per cui abbiamo visto negli ultimi anni che anche il numero di anni di permanenza all'interno dell'associazione sono cambiati, nel senso mentre prima si vedevano 10-15 anni, oggi magari si vedono un anno, due anni, qualcuno si perde prima, qualcuno dopo 4-5 anni va, per cui abbiamo avuto un grande cambiamento in questo senso. Man mano che aumenta il bisogno da parte delle persone, è importante che ci sia chi dà risposte a questo bisogno, per cui la ricerca di volontari è un tema che noi abbiamo sempre presente e che crea delle difficoltà, perché l'impegno nostro è un impegno quotidiano, è un impegno assolutamente gratuito e non sempre abbiamo facilità nello svolgere i nostri servizi. Ha un valore indescrivibile, perché è una cosa che noi facciamo, doniamo una parte di noi per persone che ne hanno bisogno, non ci costa praticamente nulla, di non aver paura a provare, di chiedere tutte le informazioni che vuole. È un gesto che non si può paragonare a nient'altro, secondo me, perché rispetto magari a un organo, già il midollo che è molto più invasivo, il sangue è una cosa che in questo momento è facilissima da prendere, i tempi di recupero sono molto veloci e quindi... Basta bere un po'. Basta bere un po' che si recupera velocemente. Ed è una cosa che secondo me davvero non costa quasi nulla e fa tanto. Il risultato che si ottiene donando anche una sacca di sangue è davvero... Io sono malato da quasi 5 anni e da lì mi sono messo in prima persona, sono 3 mesi che sono nuovo presidente, un guanto di sfida alla malattia. Ciò che manca sui diciottenni in realtà ciò che manca un po' per tutte le persone con disabilità, quindi al di là dei servizi forse ciò che davvero manca è un po' una visione, una concezione della persona con disabilità, nel senso che ad oggi si tende a cercare sempre un po' la risposta parcellizzata sul bisogno, quindi c'è bisogno del servizio, c'è bisogno di questa cosa, cosa che in realtà non avviene per nessuno di noi, cioè ciascuno di noi quando pensa alla propria vita la pensa in modo globale e la pensa pensando di poter esercitare tutta una serie di diritti che normalmente una persona ha. Però davvero è soprattutto una, come dire, una questione, in primis una questione culturale, penso sia metà del problema sia quello. Il nostro territorio è ricco di associazioni di volontariato, che veramente sono tantissime, e spesso fanno fatica a fare rete tra di loro, si fa davvero fatica, perché ognuno ha un po' la sua specificità, però c'è davvero, adesso poi alla luce della riforma del terzo settore si sta ragionando di tante cose negli ultimi anni, perché ciascuno dovrà trovare una sua struttura. E ci si confronta, a volte davvero racconta le difficoltà reciproche che si incontrano, si cerca, abbiamo tutti capito che dobbiamo fare rete e rimanere insieme.